andando in questo momento? Vediamo la gente che comunque non riesce a rinunciare alle abitudini, diciamo, di tutti i giorni. Non c'è lo spirito, diciamo, del bar, perché è brutto sia per loro ma anche per noi, che siamo abituati alla chiacchiera, al sorriso, a tenerli qui con noi. Riuscite a fargli rispettare tutte le regole, anche di non bere in prossimità, tutto questo? È un po' dura, perché comunque è l'abitudine, cioè appena ti arriva il bicchierino in mano ti viene da bere, però sì, una volta che glielo fai presente riusciamo, diciamo, a farli rispettare. Registro nel mio studio, registro le mie sessioni di gameplay, registro un po' anche magari dei vlog, quindi mi riprendo io e parlo un po' di argomenti, parlo della mia vita e condivido tutto sul web. Da quanto tempo fai questo lavoro? Dal 2011. Quando ancora non era niente, quindi io sono stato uno dei primi a fare quello che ormai adesso è. Col Covid soprattutto si è evoluto molto il mio settore, perché le persone stando a casa tendevano a stare su internet, a informarsi, insomma, a fare tenerli compagnia, appunto, e quindi si è evoluto molto il mio settore, ma io sono stato uno dei primi 50-100 persone a vedersi un futuro in quello che faccio. Giocare qui a pallone con i bimbi in questo centro di vicinato. Ma devo dire che secondo me è un centro di vicinato gestito molto bene e curato. Ci sono, insomma, parecchie attività per i bimbi, tra cui il parco giochi, e poi c'è molto verde, molte aree, insomma, appunto, anche in cui i bimbi si possono trovare, e aree nei quali, appunto, insomma, si possono sfogare liberamente. Devo dire che è tutto molto pulito, sempre curato, anche dalle foglie, molto tranquillo. Qui là come zona, noi che insomma lo frequentiamo spesso ci troviamo bene, perché il parchetto è piccolino, ci sono abbastanza bimbi e sono tenuti bene i giochi, sono tenute bene proprio le pavimentazioni, qualsiasi cosa insomma che può essere pericoloso per un bimbo, magari anche un pavimento un pochettino tenuto male, in realtà è tutto gestito molto bene in questo piccolo borgo, diciamo. E com'è essere mamma nell'epoca del Covid con dei bimbi piccoli? Molto dura, perché nelle giornate in cui appunto non si può uscire bisogna gestire dei bambini piccoli in quattro mura, e noi non abbiamo il giardino, e quindi sia per la loro, diciamo, salute, diciamo, una salute anche mentale è molto dura, perché sono costretti a casa, magari davanti ai dispositivi, davanti alle TV. Noi comunque mamme facciamo di tutto per cercare di distrarli, ma per quanto uno ci possa provare è veramente complicato, perché si stancano facilmente, e poi dopo bisogna tenerli sempre in attività e in movimento, e da mattina arrivare a sera è molto molto complicato. Cosa sta facendo qui? Questo qua è un tavolo con una parte di un tronco di tasso, dovrebbe essere quel legno lì, e questa qua è resina epossidica creata con i pigmenti colorati, vedi, ci sono i vari pigmenti colorati. E adesso ho fatto la colata domenica, adesso bisogna aspettare 7-8 giorni minimo perché indurisca, e dopo bisogna lavorarla. Cioè questa qua è il sotto in pratica del tavolo, dopodiché va rovesciato e il piano è quello sotto, perché questo qua il piano del legno è pari sotto.